che è Ferragosto oggi? E che fa? Dai! Mario, ti devo raccontare un episodio. Episodio vorrei dire. Eh sì, quello. Una volta mi è venuto incontro un ragazzo che era così. Con due spalle così. Ah, vabbè, hai tante. Hai tante. Non lo so se era aiutante, però... Hai tante, ho detto, hai tante. Un bel pezzo di giovanotto, comunque questo arriva. Sì, è venuto vicino a me. Mi ha guardato con una ghiglia sulle labbra. No, un ghigno, vorrei dire. Era un ghigno. Sì. A me mi passa una ghiglia. Vabbè, come te pare. Vabbè, insomma, questo mi viene vicino qua. Casa mia. Mi guarda fisso fa. Pasquale. A te. Pasquale, a me. A te, Pasquale. E che c'è da ridere? E poi mi fa, finalmente, era tanto tempo che ti cercavo. A te cercavo? Sì, a me. All'improvviso mi fa, figlio di un cane! Ma come? Finalmente ti ho trovato. Alza la mano. Boh! Ma come? Questo arriva, dice, figlio di un cane, di uno schiaffo. Sei e tu? Morte! E io pensavo tra me e me, sono stupido, dove vuole arrivare, capito? E poi? E poi mi prende per petto e mi sbatte vicino al muro così. Io lo lasciavo fare. Pasquale, te possino ammazzare. Ti ha detto pure te possino ammazzare. E tu? Boh, pa, mi ha dato due schiaffo. Due? Ma no, sta cosa mi scombiscia. Ma come ti scombiscia? Ma tu cosa facevi? E io pensavo tra me e me, io sono sto stupido dopo. E poi questo mi fa, Pasquale, togliti il cappello! Togliti il cappello. Mi ha dato un pugno in testa qua, e dico, c'ho ancora la figozza. Ma no! E tu? E io pensavo tra me e me, chissà subito dove vuole arrivare. Ride, rabbia mi fai, pensava, rideva. Ma scusa, ma perché non hai reagito? Ma che mi frega a me, che so Pasquale io? Ah.